Ricordatevi di chi vi vuole bene, noi sempre qui al palo fino alle 1000. Chiaramente con noi c'è anche Laura Stellina a Milano, grazie Lauretta per essere ancora dei nostri, perché giustamente Laura ha contattato il direttore editoriale di un'iniziativa di cui farei parlare l'unico che ha una figlia in età. Mi sono imbattuto in questa iniziativa, ma stiamo parlando dei metamostri. Cosa sono i metamostri? I metamostri, poi ce lo spiegherà anche proprio il direttore, sono questi personaggi che vivono nel metamondo, sono una sorta di Muppet, pelosi, che affrontano tematiche per bambini molto piccoli. Età? 3-9 anni, diciamo. Quindi Mia addirittura più piccola. Mia più piccola, cioè è finita perché su YouTube, sapete, lei guarda un altro cartone animato che va su YouTube, ogni tanto vengono interrotti da altri contenuti. Comodo così, comodo perché YouTube è la richiesta. Bravo, il controllo. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Sai che io ho pensato ai metamostri, ho pensato subito, immediatamente a qualcosa che spaventa, invece no, è una cosa che rassicura. È una cosa che rassicura innanzitutto i genitori e che però fa divertire anche le bambine e i bambini, perché normalmente si pensa alla tecnologia come qualcosa di mostruoso, invece noi cerchiamo di stemperare attraverso questo concetto del metamostro la possibilità di un lavoro sull'educazione emotiva dei più piccoli, anche sulla capacità loro di connettersi e disconnettersi consapevolmente, che poi è il tema centrale del format. Guarda, neanche a farlo apposta abbiamo parlato di uso di cellulari con Nini Bruschetta fino adesso, non so se l'ascolto, però comunque sì. È esattamente questo. Allora, io ho visto in particolare un episodio, quello dedicato ai giocattoli di genere, ossia c'era uno dei metamostri che aveva il problema, dice: ma io sono femmina, mi piace giocare con il dinosauro. Qual è il problema? Si poneva la domanda. Il problema non c'è, fondamentalmente, gioca con quello che ti pare. Assolutamente, infatti questa puntata, che è dedicata tutta quanta a Kika, la nostra metamostriciattola di 5 anni, è tutta sull'autodeterminazione delle bambine, perché a lei piacciono i dinosauri, i suoi amici maschi non vorrebbero che lei durante i giochi di ruolo facesse il dinosauro, ma vorrebbero farle fare il fiorellino, ma Kika a un certo punto si autodeterminerà e attraverso questa sua canzone, che da femmine o da maschi, chiarirà la sua posizione in un inno femminista per bambine e bambini, perché poi insomma il femminismo è per tutti, come dice Bell Hooks. Assolutamente. Senti Luca, facciamo un gioco anche con gli ascoltatori al 342 00 00 700. C'è qualcosa che ti spaventa a te, oppure anzi scegliamo un gioco che magari ti spaventa? Io per esempio avevo il classico pupazzo nella scatola ed ero terrorizzato da quel quello a scherzo, quello scherzo. Jack in the Box si chiamava, l'avevo comprato in America quando ero piccolo, era una cosa che mi terrorizzava. C'è qualcosa che ti spaventa particolarmente? Devo dire la verità, no, perché non credo che i giochi debbano spaventare tanto gli adulti. Io non sono nemmeno tanto contrario ai giochi un po' più violenti, perché esprimono per i bambini e per le bambine anche un loro lato che non possono tirare fuori, purché questa cosa sia sublimata dal gioco e che poi porti loro da adulti a gestire bene anche queste emozioni più violente. Anche so perché in quell'ambiente, in quell'ambiente ci sono le regole anche per quel gioco, no? Come il gioco quello dove devi schiacciare la testa al mostriciattolino che esce fuori, però lo devi fare seguendo il ritmo, la musica, le regole, non è che lo fai a caso. Non è che devi martellare in giro per casa. Senti, questo sono 30 episodi che si trovano quindi in rete su YouTube, e che uno può guardare. Con quale secondo te frequenza? Una volta al giorno? Più di una? Ma noi ne abbiamo fatti uscire per il momento 4, stanno per uscire gli episodi natalizi, quindi abbiamo il tempo per guardarli con calma anche insieme a tutta la famiglia. Uno al giorno va benissimo. Quindi la posologia è uno al giorno. Sì, okay. Anche perché sono lunghi, 5 minuti. 5 minuti, dura poco, giusto. Le canzoni durano poco, l'episodio intero dura sulla ventina di minuti, perché è un episodio complesso che ha varie esperienze, c'è il metamondo, c'è il mondo lì fuori e poi c'è la canzone. Allora Luca, noi ti ringraziamo tantissimo, ricordiamo appunto a coloro che avessero dei bambini in età tra 3-7 anni o anche più piccoli. Sì. Questo è il range, diciamo. Non esageriamo, diciamo 3-7 anni va benissimo. 3-7 anni va bene. Metamostri, grazie a Luca Iavarone. Abbiamo parlato di cose che fanno paura, questo a noi ci terrorizza.